Ciao bimbi, finalmente riesco a registrare un nuovo episodio. Bentornati sul canale. Non so perché ho la necessità di aprire le braccia. Io sono Mayra e oggi parliamo dell'importanza di Instagram e del curare il proprio profilo Instagram se sei un artista. Dunque, Instagram è una vetrina. Io prendo sempre Instagram come punto di riferimento perché credo che sia il social con la maggiore persistenza, quello che al tempo poteva essere Facebook, tipo 10 anni fa. E quindi parlo di Instagram, però questo discorso chiaramente è valido per qualunque tipo di piattaforma sociale, si sostituisca in un certo senso alla vita reale, alla vita fisica. Nel senso, esistono nel passare degli anni dei social che man mano, non voglio dire rimpiazzano, ma bilanciano la vita fisica. Quindi, tanto quanto esci a fare la passeggiata o vai al lavoro, vai a mangiare fuori, quindi vivi delle situazioni reali. Questi luoghi di vita non sono più soltanto fisici, ma diventano luoghi virtuali, come possono essere Facebook. Vediamoci, sentiamoci su Facebook e più probabilmente, più notoriamente Instagram. Credo che sia quello anche maggiormente conforme alle persone che hanno necessità di mostrare appunto visivamente delle situazioni, dei ritagli di vita, al contrario magari di quanto potesse essere, boh, non so, Twitter, che è magari proprio dedicato alla scrittura. Sì, certo, puoi postare foto, però insomma, ci siamo capiti. Instagram diventa una vetrina. Quindi, quanto di più simile possa esserci ad una galleria, se ci pensate bene? Immaginatevi a gestire una mostra a voi dedicata. Bene. Avete questa mostra, siete protagonisti della mostra e ci sono i vostri lavori, quindi le vostre opere in effetti. C'è una piccola biografia, magari se ben gestita, ben curata, ci sono anche dei ritagli di vita quotidiana, comunque delle inserzioni, delle didascalie che fanno capire non soltanto quello che fate, ma anche come lo fate, come vivete, anche un po' magari il processo psicologico che vi ha portato, il processo psicologico di vita, di esperienze che vi ha portato ad una determinata opera, un po' come quando studi un qualunque artista noto in storia dell'arte, insomma. Bene, è così che dovete pensare a voi stessi, paragonandovi agli artisti che sono stati famosi, a quelli che sono già attestati, certificati tali, e quindi immaginandovi a questa mostra cosa succede. Ci sono foto, titoli, didascalie, persone, visitatori che le guardano, ad alcuni piaceranno, ad altri no, alcuni si fermeranno, altri si appassioneranno, acquisteranno non so, dei gadget della mostra, acquisteranno delle opere, si interesseranno, parleranno di voi, vi faranno conoscere. Non è la stessa cosa che accade con Instagram, con i social in generale. Cioè, abbiamo una vetrina, un luogo nel quale esporre dei ritagli della nostra vita e anche dei nostri lavori, perché poi alla fine ogni post, ogni foto è frutto di un nostro lavoro, di un nostro input creativo. E quindi cosa succede? La gente, i visitatori, potenziali follower, passano, guardano le vostre foto, possono likeare o no, e magari vi seguono e se piacete loro, allora ricondivideranno i vostri pensieri, i vostri lavori, vi faranno conoscere. E quindi Instagram in realtà è la nuova galleria, con la possibilità di, portare gli appassionati, i vostri fan, se vogliamo così definirli, con voi nel quotidiano. A parte questo, cosa succede? Ogni foto ha una didascalia, così come ogni opera ha una didascalia, un titolo, non un papiro, non la descrizione di quando avete avuto l'illuminazione per incominciare a concepire quell'opera, ma una didascalia riassuntiva e che cosa, il messaggio, diciamo, che cosa volete comunicare, il messaggio che in quella foto è riassunta. Pensate
Pensate ad Instagram come alla vostra galleria personale, sempre costantemente gestita, e a voi come sia artista, ma anche come curatore della vostra stessa opera, della vostra stessa personale. E quindi l'attenzione che mettereste nel gestire una esposizione dei vostri lavori, altrettanta deve essere, puntigliosa e curata quella che ci mettete nel curare il vostro profilo. Voglio dedicare una serie, diciamo un circuito di video alla gestione del profilo Instagram, in particolar modo divisa in quattro sezioni. Una che parlerà del profilo e quindi nome, foto del profilo e quant'altro, apparenza proprio della pagina di quando uno scrive Mayra Stella M, vede l'insieme delle mie foto, la breve didascalia e la biografia. Una dedicata all'utilizzo degli hashtag. E una dedicata alle storie, ma divise in due categorie, cioè a perché è importante fare storie e a come è importante farle. Quindi incominciamo, questo sarà il primo episodio di questa serie, ed è quella dedicata al profilo. Il nome deve essere ottimizzato, così come esiste il nome d'arte, così anche su Instagram dovete avere un nome che funziona. Non so se sapete, piccolo aneddoto, Mia Martini in realtà non si chiamava davvero così, anche perché, voglio dire, è la sorella di Loredana Bertè, magari il cognome, ecco. Ma decisero il suo agente principale all'epoca, e anche lei, di cambiare nome in Mia e Martini. Mia perché era facilmente pronunciabile ed era comunque il nome che effettivamente veniva utilizzato per chiamarla, ma Martini perché lei aveva l'aspirazione, l'ambizione di diventare famosa in America, così come la maggior parte degli artisti degli anni 70 in poi, insomma. E Martini era una delle due parole maggiormente conosciute e riconducibili all'Italia, in America, a New York in particolare, e l'altra era pizza, quindi forse mia pizza. E nulla, questo per dire cosa? Che è intelligente cambiare il proprio nome, non è un atto di spocchiosità, ma è soltanto una facilitazione per le persone alle quali volete rivolgervi per ricordare il vostro nome. Bene, anche voi a questo punto dovreste preoccuparvi, voglio dire, l'ha fatto Mia Martini, preoccupatevi anche voi di avere un nome che funzioni, un nome che sia appunto funzionale. Questo non soltanto a livello, diciamo, poetico, ma a livello proprio di algoritmo di Instagram. Cosa succede quindi? Che Instagram funziona un po' per hashtag e per parole chiave. Queste parole chiave spingono il profilo a quelle sfere semantiche legate alla parola utilizzata. Quindi, se voi siete un parrucchiere, utilizzerete, apporrete al vostro nome anche hairstyle, o se siete un, non so, blogger, scriverete blogger. Se siete un artista, allora scriverete artista. Così come magari nello specifico painter piuttosto che pittore, insomma, poi la lingua a discrezione. Questo cosa farà? Permetterà a chi cerca quelle determinate categorie di trovare più facilmente, perché se scrivete, non so, Luigi ben cresciuto, ok, c'è chi vi troverà? Vi troverà chi cerca Luigi ben cresciuto. E magari, forse un giorno, tramite gli hashtag che utilizzate nelle foto, il vostro profilo comparirà chissà come per misericordia di Dio agli interessati. Invece, se Luigi Bencresciuto, che è uno scultore in erba, scrive Luigi Bencresciuto scultore, allora cercando nella barra di Instagram scultore, è probabile, è fortemente probabile che appaia anche il vostro nome ad un certo punto. Quindi è importante inserire il nome, la categoria che vi appartiene nel nome stesso. I nomi sono un po' come gli hashtag, appunto gli hashtag e le parole chiave hanno all'incirca lo stesso peso, benché siano due cose differenti. Come sceglierlo? Sicuramente è abbastanza semplice utilizzare un nome delle categorie esistenti, come dicevo, artista, scultore, pittore, performer,
qualunque cosa vi occupiate, è bene indicarla. Ma è anche divertente cercare di pensare un po' fuori dagli schemi e fermarsi un secondo a riflettere, ok, cosa mi piace fare? A cosa di solito le persone che mi conoscono mi associano? Cosa voglio comunicare che io faccio? Quale messaggio voglio comunicare alla gente? Quali soluzioni voglio offrire alla gente? Bene, anche queste parole, queste definizioni sono utili da inserire direttamente nella piccola descrizione che c'è sotto. Infatti, se ci fate caso, oltre al nome vero e proprio del tag, avrete sotto la possibilità di inserire una piccolissima descrizione, alcune parole appunto descrittive. In quelle parole descrittive io ho scritto per esempio Creative Planner. Ora, cosa significa? Nulla. È tutto. Ho due parole che mi piacciono: creative perché mi sento creativa, planner perché mi piace pianificare. Quindi, banalmente, accorpandole è venuto fuori una definizione che probabilmente non esiste, ma chi se ne importa? L'importante è che quelle parole diventino delle chiavi d'accesso a delle categorie, a degli hashtag che possano essere trovati facilmente e ricollegati alle persone che magari hanno gli stessi interessi, cioè amano pianificare, sono delle persone creative e quindi tutto quello che ne concerne, dai colori, l'arte e bla bla. Oltre a questo è importante inserire la categoria, infatti sempre andando sul vostro profilo, andate sul profilo, vai, adesso prendi il tuo telefono, apri il tuo account e vedi, c'è scritto nella possibilità di modificare appunto il proprio nome, ad un certo punto c'è scritto inserisci categoria. Quella categoria determinerà analogamente alle parole chiave la possibilità di spinta del vostro profilo nelle ricerche delle persone che sono interessate ai vostri stessi interessi, appunto. Forse è meglio che io metta un tutorial. Apro Instagram, vado sul mio profilo e qui abbiamo modifica il profilo. Cambia l'immagine, possiamo vedere diverse categorie e c'è anche informazioni del profilo, pagina, categoria. Ecco categoria, posso sceglierne infinite, posso anche cercare infinite, oddio, però posso cercarla, insomma. Ecco qui. Terminato il parto del nome, anagrafe determinato come vi chiamate, c'è bisogno di una foto, foto del profilo. È piccolo il cerchietto. Perché tu, artista, devi ostinarti a mettere una foto dove non ti si riconosce? Insomma, il senso è, utilizza una foto dove ti si vede bene, una foto chiara, in primo piano, sorridente, che ti rappresenti magari da un punto di vista artistico, voglio dire, se sei triste, non metterla sorridente, però insomma che sia chiara e che si capisca, che ti si riconosca. Perché è una foto del profilo un po' come per la carta d'identità, ma vi immaginate tipo a presentarvi col documento d'identità dove avete tipo strane pose, acconciature, non so, o con altre 400 persone accanto, no, ci sono dei criteri decisionali, ogni foto è adeguata alla funzione per la quale è preposta. Quindi se si chiama immagine del profilo e si mette come immagine rappresentativa accanto al nome, vuol dire che deve rappresentare quel nome. È importante che sia modificata, post-prodotta. Ora, non effetto bellezza viso, gli occhioni, le labbra fucsia, no, sta parlando le labbra fucsia, ma che ci siano dei filtri che possano conferire quelle sensazioni, quel messaggio appunto che volete trasmettere, che accompagnino la comunicazione del personaggio, della vostra stessa poetica. La foto del profilo deve essere coerente al vostro profilo e al vostro personaggio, alla vostra personalità. In ultimo, cosa rimane una volta gestito nome,
e foto, resta tutta la griglia che appare sotto, cioè i singoli post, ma che nella pagina, nella vostra pagina, appaiono nel complesso, quindi diventano una sorta di costruzione, di composizione. Questa composizione deve essere armonica e quindi deve avere un piacere estetico nell'essere visto. Non possono esserci foto con, non so, filtri e contrasti accentuatissimi, altre foto soffuse nella nebbia. Apparirebbe tutto come una gran confusione ed è come se c'è un quadro e nel quadro mettete glitter e colori a olio e un po' di acquerello, oggetti appiccicati lì, sapete, un po' decoupage. No, cioè tutto che abbia un senso, che abbia una coerenza con ciò che ha accanto. È importante capire che cosa si vuole comunicare, qual è il messaggio di base, la poetica, che cosa deve essere associato a voi. Non potete essere contemporaneamente un bambino dolce e coccoloso ed anche uno spietato serial killer o un incazzato col mondo. Scegliere a chi ci si vuole rivolgere. E che cosa si è, o meglio, più che cosa si è, che cosa si vuole lasciar trasparire di sé. Quindi, ricapitolando, è importante curare il profilo di Instagram, perché Instagram è un'altra sfaccettatura della personalità di oggi e perché è quanto di più paragonabile ad una galleria dove tu gestisci la tua stessa mostra personale costante e itinerante. E sei curatore di te stesso, ma anche opera d'arte e anche artista. Che cosa c'è di più simile ad una galleria se non un insieme di foto che rappresentano frammenti e stralci della tua stessa vita e della tua stessa produzione? E poi sono anche un mezzo di comunicazione ed una piattaforma per farti rintracciare, per farti trovare un po' da quelli che vuoi diventino i tuoi fan, diciamo, i tuoi seguaci. E quindi, cosa bisogna fare? Innanzitutto gestire il proprio profilo, che è il proprio biglietto da visita. Il profilo è fatto di nome, foto del profilo, breve descrizione e insieme delle foto, cioè quando vai sulla pagina di una persona ti appaiono tutti insieme quei quadrati, quella griglia che deve risultare anch'essa estetica. Quindi, cosa succede? Nome. Scegliete un nome che funzioni e che sia comunicativo ma anche coerente con quello che fate. Foto del profilo che sia coerente, anche la foto deve rappresentarvi e deve essere legata bene al nome. Utilizzate filtri perché è importante post-produrre la realtà per riuscire a comunicare la vostra verità. Perché la realtà oggettiva fisica non è necessariamente la realtà interiore e emozionale che ciascuno di voi prova. E non venite a dirmi che il mondo sta cambiando perché siete degli artisti, siete dei creativi e più di chiunque altro dovete sostenere questa tesi. Punto 3. Utilizzate una breve descrizione biografica subito sotto il nome, dove definite con un paio di parole chiave in più che cosa fate. Se non vi viene in mente nulla di convenzionale, che poi alla fine sarete pure, insomma, vi riconoscerete in una forma d'arte, però se non vi riconoscete niente di tutto questo, allora pensate a cosa vi piace fare e a che tipo di soluzioni offrite. Perché una persona dovrebbe seguire voi piuttosto che qualcun altro? Quindi che sia che vi piaccia pianificare o che vi sentiate creativi, che vi sentiate visuali o scrittori, qualunque cosa va bene, purché sintetizzi in maniera diretta, come uno slogan, quello che fate, il motivo per cui, il vostro perché. In ultimo, curate il feed complessivo, cioè la griglia che comparirà dovrà essere gradevole da guardare, dovrà risultare come una armoniosa composizione, un po' come una sinfonia. Quindi utilizzate sempre, non dico lo stesso filtro, ma filtri analoghi. Scegliete se le vostre immagini dovranno essere sempre un po' pastellate piuttosto che molto contrastate, magari utilizzate una determinata gamma di colori o una determinata saturazione dei colori.
Per ulteriori consigli potete chiedermi, scrivermi, sono contentissima di darvi suggerimenti. Bonus, se non avete assolutamente idea di dove mettere le mani, da dove cominciare per modificare e gestire il vostro profilo, allora vi suggerisco di scegliere delle persone che seguite su Instagram, che sono un po' i vostri beniamini, e cercare di capire perché li seguite, che cosa vi piace di loro e come potete emularli o anche imitarli, chiaro, non copiandoli paro paro, ma capendo se vi piace magari una determinata inquadratura piuttosto che un determinato stile e come vi riconoscete in quello stile oppure come non vi riconoscete assolutamente in determinati stili. Quindi analizzate i vostri competitor, analizzate le vostre fonti di ispirazione e prendete esempio. È così che hanno fatto anche Raffaello e Leonardo da Vinci e Michelangelo quando hanno voluto imitare i loro maestri per poter poi man mano diventare appunto sempre migliori e superarli, il cosiddetto allievo che supera il maestro. Bene, io spero di esservi stata utile ancora una volta. Avrò sicuramente fatto mille tagli a questo video perché sto registrando credo da 40 minuti e in tutto questo vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Buona mattinata o una buona notte. Tanti baci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!